Ciao amici, ciao amiche, yeah, ben ritrovati sul canale di Coppia, Davide, Chiara, Channel. Bene, oggi faremo il tanto atteso, ti sei dimenticato di mettere i guanti amore? Fai niente. Il tanto atteso video della zucca. Allora, noi qua abbiamo una zucca che è mezza marcia, perché l'abbiamo comprata troppo presto. Quindi, prima di iniziare il video, qua guardate abbiamo il kit, abbiamo tutte le cosine per intagliare e quant'altro. E ragazzi, guanti perché poi ci scaverà. E io, guardate, vestito di Halloween. Io il cerchietto. Mio marito ha il cerchietto. Dietro metto io, fa no, metto io così. Poi ci abbiamo la penna per prendere le misure. Mia socia fa, lo voglio mettere io il cerchietto, comunque fa niente. Allora ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Nel pulirla, perché l'ho disinfettata tutta perché c'era un po' di terriccio, si è creato qua, quindi lo dobbiamo fare a questa parte. Questo sarà un occhio, purtroppo... Era così e abbiamo trovata così e nulla. Adesso però procediamo come andrebbe fatta, ovvero prima di tutto va tagliato il coperchio qua sopra. Quindi io procedo... Ti ricordi amore come vanno fatte le cose? Poi va svuotata e quella parte la farò io perché c'ho sui guanti. Poi con la penna o un pennarello si vanno a disegnare gli occhi, il naso e la bocca come vogliamo farla. Allora io ho preso questo coltello. Questo è quello per, vedete c'è anche coso, per scavare dentro la zucca. Scavare dentro la zucca. Poi abbiamo questo per fare i punti più piccoli, questo qua così, e questo per andare a intagliare. E poi nel kit sempre c'è questo, vedete, che è una luce ed è bellissima, che va messa dentro la lanterna. Adesso procediamo. Bene. Con il taglio chirurgico del ma paziente. Ma non con questo. È con questo. Lo fai qui, non troppo, perché adesso è giusto il coperchio sopra. Faccio così, da qua? No. Fai da qui, guarda. Vai. Allora, iniziamo. Non andare, cerca di stare dritto. È un po' impossibile. No, qua ci tocca comprare un'altra zucca, ragazzi. Lidl andare aperto, dritto tanto. È un po' impossibile. Pensa che se sbagli devi andare da Lidl, amore, quindi conoscendolo. Ecco, infatti ho detto è un po' impossibile andare dritto, però noi facciamo così. No, così combinato. No, tanto ragazzi, io ho sbagliato a tagliare perché comunque sta zucca qua, come vedete. Ci vuole un sacchetto, amore. Aspetta, però aspetta, il coperchio, voglio dire... Vedete? Anche se io purtroppo ho sbagliato, però adesso io vado a pulire. Però il coperchio fortunatamente non sono andato a danneggiare niente, ci sta, vedete? Questo mettiamolo sotto la zucca. Diciamo che è un taglio, non è preciso, però si chiude bene. La luce va fuori sul balcone. Sì. E la lanterna scaccia spiriti questa. Ora togliamo il coperchio. Purtroppo la zucca è quella che è, bisogna fare togliamo così. Togliamo il viscidume. Io inizio ad andare a pulire intanto, va bene? Sì, però la mia stimata di guanti. No. Vabbè, usiamo questo. Allora ragazzi, sta zucca qua, essendo che non è neanche commestibile, è proprio marcia. Abbiamo sbagliato proprio zucca. Però io adesso la vado a pulire bene. Certo che c'è un odore proprio... Di marcio, però l'importante ragazzi che si va a pulire anche il coperchio, è importante pulirlo da queste cose qui arancioni viscide, perché sennò poi dopo marciscono e quindi è bene togliere il più possibile. E qua mi servirebbe un cucchiaio, mi puoi passare un cucchiaio che scava meglio? Sabato. Dovevamo farla prima, ma non era già messa come prima? Dopo? No, dovevamo tagliare, magari ferma che è un'altra zucca, ragazzi, adesso vediamo. Ecco, vedi che questo sta, guarda, questo è proprio ideale. Metti tutto qua dentro, è comodo quello. Attento a non sottigliare troppo le pareti. Ecco, le pareti importanti, ecco, quello lì è una cosa... Devo stare attento, sì. Poi con questo cucchiaio andiamo a rifinire il tutto. Fai delicatamente perché lì è marcia. Fai piano 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 lì.
comunque sta venendo bene nonostante la zucca è purtroppo la marcia. Zucca deve essere bella, non deve essere marcia. Noi abbiamo beccato la zucca la più sfigata in assoluto, però pulendola la stiamo salvando, diciamo. Sì, perché il gatto ieri è quel marciume, perché tanto questa qua è una zucca neanche commestibile, quindi voglio dire comunque vabbè, però non so se questa dura la fine ad Halloween. Questa qua durerà secondo me un paio però di giorni, però pulendola dovrebbe durare, pulendola e togliendogli comunque la... il marcio che stava facendo. Diciamo che poi anche col freddo, con il trasporto e tutto No, per la bella vita di mettere la cioccolata dentro, no? Vabbè, dentro no, sta venendo questa è la parte più noiosa, svuotarla, eh? Però dentro poi, sta venendo bene. Quando la fai è più divertente. Dentro è venuta bene, secondo me, una volta eliminato tutto. Sì, guarda, tutto... vedete, dentro viene bene. Sì, a parte questo pezzo, guarda. Vabbè, ma quello è dietro. Sì, non si vede tanto. Però l'importante è non togliere il più possibile, così non marcisce ancora. L'importante è non aver rovinato troppo la chiusura. Io direi che ci siamo. No, qua. Secondo me è perfetta adesso. Quasi. Questa è la cosa divertente. Fate insieme ai vostri bambini, perché sicuramente si divertiranno tantissimo. Magari prendete più di una da fare un po'. Magari una simpatica, una spaventosa, no? Mi metti su che il giocchietto. Alla zucca? No. Non ci sta. Ecco, adesso la zucca è praticamente pulita. Ora vado a disegnare. E io taglio. Ora vado a disegnare questo, ormai è stato un occhio gigante. Qui vabbè, apertura. L'occhio. Facciamo l'altro occhio. Vabbè, lo vedi più o meno anche se non rimane impresso. Allora andiamo a incidere. Vediamo se qua riusciamo a fare una cosa un po' più. Questo pezzo, ecco. E così sì. Allora, vediamo. Ecco, bravo, col coltellino piccolo. Così andiamo a definire quell'occhio che abbiamo dovuto fare, vedete? Che con il marcio. Lo vedrete dopo. Ora fai l'altro occhio. Piano. Sono comodissimi questi strumenti, questi sono apposta. E questo serviva per tagliare il coperchio, mi sa. Non avevo usato il coltello che tagliava troppo, fa niente. Le andate in sci, ragazzi. Perché comunque qua è veramente marcia. Guardate che bello. Bravo. Ora aspettate un attimo. Aspetta, ma questa è più profonda. Sai cosa devi fare? Scava qui all'interno. Scava. Andiamo a pareggiare un po' così tutto in simmetria. Solo da disegnare il nasino. Ok. Qua gli dai una piallata. Mi sa che devi allargare questo occhio, questo qua. Sì, aspetta che adesso vado. Ti diverti? Stai divertendo, amore? Sì, tipo un po' da te. Ah, ti piace allora? Eh? Deve concentrarsi. Che pulisco. Ora vado a disegnargli il naso e la bocca. Per appena non scrive più. Non fa niente, si vede lo stesso. Intervento chirurgico. No, la faccio io. No.
E tu dove stai facendo? Ma perché ci vuole maestria. Ma che con chi? Ma io ormai sono abituato. Sì, ma si va delicatamente. Oh, ma guarda la zucca, eh! Ok. Naso fatto, to, pialla, così almeno è felice. Cosa c'è da piallare? Ma forse qua dovresti far vedere anche a loro, eh? No, va bene. Comunque guardate che bella. Il naso non è da piallare. Non è da piallare, giusto? Se magari mettiamo così, se no, dentro, devi allargare un po' su tutto. Se zucca si sbriciola sempre di troppo. Okay. Ora adesso va a fare la bocca e va a fare lei la bocca. Ah, come mai non la fai tu la bocca? Sta prendendo la bocca della zucca in plastica, che poi vedrete perché faremo i video assaggi. Non so perché ha preso quella zucca lì, onestamente. No, vado... Non la sto facendo uguale, perché se guardi non è uguale. Una buca così ha fatto. Eh certo. Deve essere mostruosa. Ok. Ho disegnato, non si vedrà niente, adesso vado con tanta pazienza a intagliare il tutto. Non è fatto una caverna? No. Poi ti lascio piallare tutto a te. Così capire che bocca esce. Dai, rilassante, sai? E poi dovete vedere mia suocera e mio marito che... Beh, lui lo vedete come sta qua incantando a guardare. Ma la suocerina dovete vedere lì persa che guarda. Ti piace? Io non l'ho mai visto. Sì, perché tu non ci hai mai assistito in questo video. Abbiamo fatto il primissimo video. Ma non finisce più sta bocca. Eh no, deve prendere tutto da parte a parte. Non può essere piccina. Ecco. Come da parte a parte? Eh sì. È grande la bocca della... Ma è grossa, c'è qualcosa lì. No, deve prendere sia l'occhio che l'altro occhio. Ok. Adesso c'è l'estrazione della bocca. Che da dentro? Guardate. Ta-da! Che bella. Adesso però c'è da pulire tutti i bordi. Da dentro, amore, da dentro, da dentro. Come fai da dentro, da fuori, pulire i bordi? Vai tu. Che bella.
Si torna bambini a fare queste cose, veramente. Provate, con i vostri bimbi, ve li rilassate, fate sta cosa, vi divertite veramente. Aspetta. Aspetta che trovo con la mano. Guardate le zucchine, le zucche non si vedono molto, bisognerebbe spegnerle la luce. Vabbè, dopo comunque spegniamo la luce per farvi vedere l'effetto che fa la lanterna. Come vedete è molto semplice da fare, una volta che togliete il coperchio, la svuotate, disegnate gli occhi, il naso, la bocca e poi tagliuzzate. No, non è una pulita con i guanti. No, mi dai una salviettina, che con la salviettina non l'ho pulita. Assopriamo una bella salviettina e diamo una bella pulita a questa nostra zucca. Grazie. Ok. Vediamo che è una bella lucidata. Mi serve il cucchiaio di prima da dentro per pulirla. Vediamo questo. Viene via ancora. Guardate quanto ne viene via ancora. Sì, ma è perfetta dentro, dai. Io mi ricordo che c'era un dente qua, eh? È tagliato via? No. Era così. Anzi, diciamo che queste macchioline conferiscono più carattere aggressivo. Vero? Sì. Avevano più... Adesso ragazzi non ci rimane altro che mettere. E qui la rende più vissuta, tipo un caco imbattuto, che non so. Non so cosa sto dicendo. Adesso dobbiamo mettere la sua torcia. Adesso faremo un colpo di magia, ragazzi. Adesso ve la facciamo vedere prima col suo coperchio e poi vedrete un attimo la magia. Qua siamo, abbiamo finito con il taglio. Qua dobbiamo tutto. Assolutamente tagliare. Qua bisogna capire qual è la parte. Da qua. Ah, ecco, sì, da qui. Ecco qui. Perfetta. Questa è la fase con il coperchio. Ora, magia. Voilà! Non è stupenda? Che bella! Ti piace, mami? E la magia fu creata. Bella. Sono contenta. E guardate, fammi vedere meglio il tuo cerchietto. Facciamo vedere senza luci. Togli le luci. Magari si vede meglio. Ah, ma lampeggia anche. Sì, da quel senso tipo di fuoco. È stupenda. Bravi! Grazie. Bene, amici. Amore. Sì, mi sono divertito. Ah, ti sei ricreduto, Grinch? No. La butto? No, dopo una fatica fatta. Bene amici, noi speriamo che... Comunque da una zucca marcia sono riusciti a comunque a creare comunque un capolavoro. Cioè, guardate ragazzi, molto bella. E questo aspetto qui davanti rovinato gli dà un aspetto più di carattere. È bella, se la mettiamo sul balcone e così ci terrà lontani le streghe. Mi raccomando, mettete tantissimi like a questo video. Bellissima. Bene amici, spero che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia intrattenuto, che sia un tutorial per chi lo fa per la prima volta. Mi raccomando, scegliete bene la zucca, è fondamentale. E niente, noi avevamo questo kit, però voi potete tranquillamente metterci... Un coltello piccolo. Dentro un coltello. Potete tranquillamente metterci Illumino. Quelle candeline, o magari a pila, come la nostra, oppure quelle lì, come si chiamano, i votivi... Non lo so. O anche un lumino piccolo alla fine.
quelle piccoline, quelle che si sciolgono, le candeline piccole, rotonde. Quelle rotonde, ecco, mettete quella e l'accendete tranquillamente. È nulla, ragazzi, se mettete a batteria è più sicuro, però potete mettere anche quella lì, insomma. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, a me è piaciuto che vi abbia intrattenuto, anche a me mi è piaciuto farlo. Io sono stata contenta di farlo con te. Anch'io. E mi raccomando, fatelo con i vostri... prossimo video a tema Halloween sarà video assaggi di Halloween. Quello sì che è interessante, perché sei mania, ragazzi. E ci sarà una novità, ci sarà anche la suocerina nei video assaggi Halloween. Yeah! E ci vediamo con un prossimo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Coppia Davide e Chiara Channel, al canale di Coppia, al canale Chiara d'Alessandro e al canale Chiara d'Alessandro SMR. Da Davide, da Chiara, Jack O'Lanter, è tutto. Milano, Strisciano studio a voi in stadio, vabbè. Un bacione, Mario. Il solito yeah, e ciao! Alla prossima, ciao!